amici di Senza Giacca, direttamente da San Siro per la prima di Champions appena finita. Un esordio stagionale mio in Champions, di mia figlia per la prima volta, di cui ringrazio veramente Esatur Group per avermi regalato comunque la possibilità di vedere un bel Milan che purtroppo non porta a casa il risultato. Un primo tempo in cui si veniva 3-0 non c'era niente da dire. Forse Newcastle è la peggiore squadra inglese che abbiamo visto in casa. Ma non è bastato, non è bastato, non abbiamo quell'attaccante che abbiamo sempre richiesto lo tifosi a 20 gol. Basterebbe avere un Leao vicini, che non un Leao Anderson e Pagione che fa un numero pazzesco, scarta tutti e poi si incespica davanti. Nel primo tempo il portiere del Newcastle le ha parate tutte, le ha salvate sulla linea. Ci voleva un ignorante che la mettesse in porta. Non lo abbiamo, non lo abbiamo. Un Chukwueze che ha giocato al posto di Pulisic, che sembrava un Castiglieco un pochino più tecnico, quindi veramente non ancora pronto. Il migliore sempre centrocampo, Loftus-Cheek, si è rotto. D'altronde, se prendiamo un giocatore che si è spesso rotto, si rompe. Nel secondo tempo un po' meno bene, ma comunque abbiamo avuto le nostre occasioni. Loro hanno superato il centrocampo al 95esimo con una parata che ci ha fatto tremare di sportiello, sì, perché si è rotto anche Magnano oggi. Cazzo, veramente, piove sul bagnato, cosa si può dire? Tanti tifosi che hanno osannato quello che doveva essere una festa completa a Sandrino Tonali, perché nel cuore dei tifosi. Sicuramente Donnarumma non verrà accolto come oggi, ma solo Cori a San Donali che si è commosso, ha salutato noi tifosi. Io ho la maglia di Tonali dietro perché so che tornerà. E comunque vada, oggi ci portiamo a casa un punto, ma che sarà probabilmente molto pesante, perché era la partita da vincere in un girone difficilissimo. Avrebbe dato morale da poter. Cosa dire? Niente, i giocatori sono questi, ne perdiamo altri due e vediamo come andare avanti in campionato. Serve anche per il morale, serve per la classifica. Non si può dire che un Milan più fisico, che ha messo anche Pobega, che comunque ha avuto una bella occasione da gol, purtroppo negli schemi c'entra poco, ma almeno tira. Però non possiamo andare avanti in giro tra 7 anni, che non stava più in piedi. Ovviamente sarebbe entrato se non si fossero rotti gli altri giocatori, ma così è pesante, pesante, perché oggi era dominato. Niente, mettete un like a Senza Giacca, noi del Milan siamo sempre qua, la pagina del tifoso rossonero vi aspetta, e ancora grazie a Marco e a tutti. Ciao a tutti.